Allora, buonasera a tutti, sono l'avvocato Maurizio Cerchiara. Dobbiamo parlare di alcuni problemi, soprattutto quelli che ci riguardano direttamente. Il primo è quello che riguarda il canone inserito, canone del RAI inserito nelle bollette elettriche. Che non bisogna dargliela vinta perché hanno già programmato di inserire altre tasse più o meno legittime nelle bollette elettriche dell'acqua e di quanto gli viene in testa sti figli della mignotta. Prego. Siccome il governo ha provveduto a emanare delle norme nuove che disciplinano la materia e propongono purtroppo banditescamente un tasso di mora ancora più elevato, e siccome l'autorità garante che dovrebbe aiutare i cittadini ha emanato una delibera con la quale si prevede come perseguire i cittadini se non si mettono in regola. Quindi bisogna stare molto attenti. Quindi il consiglio mio in questo momento è di inviare una mail in cui si chiede, o anche telefonare, o fare tutte e due insieme, in cui si chiede che la prossima bolletta, che intanto questa si può pagare, ecco, che la prossima bolletta praticamente non contenga più il canone. Questo per delle ragioni giuridiche. Io ho scritto questa, diciamo, a mio nome, questa mail, che ha un contenuto giuridico e che chi vuole può copiare, chi vuole seguire questo consiglio può fare la stessa cosa che ho fatto io, chi non lo vuole seguire va bene lo stesso. I siti in cui si troverà questa praticamente mail che io ho inviato, nel caso mio all'ACEA, ma c'è chi può inviarla anche E che noi all'ENI. invieremo anche a nome di Sì. Assoconsumatori con l'invito sia ad ACEA che a ENI, che sono gli enti più grossi. Ricordiamoci che i produttori di elettricità in Italia autorizzati a emanare bolletta sono 14.000 e non si capisce come questi 14.000, anche singole persone, possono essere autorizzati a pretendere il pagamento di una tassa laddove la tassa può essere prevista soltanto qualora è assegnata da un funzionario pubblico vincitore di concorso. Premesso tutto questo, Vai, vai, prego, ripetiamo su. che la lettera può essere trovata sui siti. Non la lettera, l'email, Sì. il contenuto dell'email che io ho inviato Sì. può Di essere trovata nei siti. Assoconsumatori, no, scusate, mi sono sbagliato. Stavo appunto parlando che Assoconsumatori che manderà una lettera con l'invito tanto a CEA quanto Questo a l'asso Eni consumo, ma e ciascuno di Enel. voi, Ecco, se aspetta. vuole fare la stessa cosa che ho fatto io, al posto di Maurizio Cerchiara, scriva il suo nome, il numero della bolletta e chiede che nella prossima non venga, che venga rinviata addirittura quella bolletta senza il canone RAI, Allora, con le argomentazioni che ho segnalato. Chi vuole naturalmente la può trovare e copiare sui siti. sui siti di Accademia della Libertà e Alba Mediterranea. Perfetto. Okay. Detto questo, ci sono un argomento negativo e uno positivo. L'argomento negativo di cui voglio parlare, ma c'ha anche aspetti positivi, è quello del Movimento 5 Stelle e di quello che sta accadendo a Roma. La situazione a Roma effettivamente ha una certa gravità, però quello che non si può sopportare è che praticamente questa vicenda sia interpretata in maniera da sciacallaggio da parte di uomini politici E dei irresponsabili media e soprattutto. dei media irresponsabili che non dicono mai la verità e che non hanno mai o quasi mai, per esempio, Mentana nel suo telegiornale ha avuto obiettività, è una persona seria, ma ci sono una stragrande maggioranza che non sono seri e quindi praticamente dipingono questa questione della difficoltà del Movimento 5 Stelle come se fosse praticamente accaduto praticamente un cataclisma generale di carattere politico negativo. Invece no, è un movimento che sta cercando di mettere ordine. Il sindaco ha commesso un errore perché doveva dichiarare che la propria assessora, il proprio assessore era oggetto di un provvedimento di abuso
avviso, anche se non lo si conosceva nel suo contenuto, quindi bisognava aspettare, non lo ha fatto, ha commesso un grave errore, anche di carattere politico, una leggerezza, ma questo è niente rispetto a tanti anni, a decenni di malversazione, di ruberia, di contatto con la mafia che hanno fatto i partiti fino ad oggi che hanno governato Roma. Quindi, praticamente, se queste persone che vengono in televisione, politici, media, eccetera, eccetera, dicono del Movimento 5 Stelle di cotto e di crudo in senso negativo, che non c'è governo, che non sono capaci di fare niente, qualche elemento di verità ce l'hanno, ma loro non hanno il diritto di criticare, perché sono state a braccetti con la malversazione, con la ruberia, con i legami con la mafia. E quindi hanno compiuto degli atti a danno dei cittadini, sottraendo ai cittadini romani i loro servizi, sottraendo ai cittadini romani i soldi che hanno dovuto utilizzare per pagare le imposte, per creare questo sistema. E il Movimento 5 Stelle ha commesso un semplice errore. Un errore anche, se vogliamo, di una certa entità dal punto di vista politico, ma sempre un errore rimediabile. Sempre un qualche cosa svolto comunque nell'ambito di un profilo e di un intento di onestà che andrebbe premiato e non attaccato. E purtroppo io, quando sento queste parole di queste persone o questi scritti di queste media, veramente non ridisco, perché c'è la gente che vi può credere, può pensare veramente che il Movimento 5 Stelle sia qualcosa di negativo, e invece è molto negativo quello che fanno queste persone, che purtroppo non possono non essere attaccate anche sul piano umano, perché quando tu, politico, tu puoi dire anche delle verità politiche a tuo favore, è pure normale che tu lo faccia, è pure giusto, ma c'è un limite anche in quello, perché se lo superi, tu ti è addebitabile qualcosa anche di morale e di spirituale, perché non si può alterare così la verità. Detto questo, parliamo di un altro concetto, e qui invece la notizia è buona, perché la signora Merkel ha perso nella propria regione. Lei, che praticamente ha portato avanti per prima la politica economica del dirigismo e della rigidità economica, sbagliata indipendentemente da come è gestito la comunità europea, perché la comunità europea è gestita non a favore dei cittadini degli stati membri, è gestita a favore delle multinazionali, delle banche, delle persone che hanno dei potentati internazionali, delle istituzioni finanziarie. Ma indipendentemente da questo, è sbagliata comunque, proprio sul piano economico, come tanti economisti hanno già comprovato. Quindi ha sbagliato sul piano economico, ha sbagliato sul piano degli immigranti. Perché l'abbiamo detto, gli immigranti vanno aiutati, ma non facendo venire quelli che possono venire come numero, ma non 5 milioni di persone, 10 milioni di persone come sta avvenendo, perché vanno aiutate nel loro paese con dei mezzi che la comunità europea economici deve trovare. Quindi vanno senz'altro aiutati, ma non accogliendone 10 milioni, accogliendone 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 30.000, 100.000. In ciascun paese, e ciascun paese deve avere la sua quota, non che solo l'Italia dice, però purtroppo l'Italia dice di sì mentre tutti gli altri dicono no, ma la colpa non è di quello che dicono no, è dell'Italia che dice sì, perché purtroppo c'ha un governo che è incapace, veramente incapace, di far valere le ragioni dei propri cittadini. Gli altri, che pure anche loro sono soggetti al potere economico e finanziario della comunità europea, almeno sono capaci di fare questo gesto, difendere i propri cittadini su certi profili, come fa la Slovacchia, come fa la Macedonia, come fa l'Ungheria, come fa l'Austria, come fa la Francia, come fa l'Inghilterra adesso, tutti chiudono le frontiere, anche la Germania, e lo ha capito, l'Italia no, l'Italia è aperta a tutti, e perché noi? Perché deve far guadagnare i soldi ai cattocomunisti e al Papa.
Io al Papa non lo metterei in mezzo per niente. Ah, come, quello questa che è la mia opinione. C'è sta come... dentro più di tutti gli altri. Vabbè, io questo non ci credo e non lo so. Vabbè, potrebbe anche, secondo me. Comunque, vabbè. Ma detto questo, la perdita, la sconfitta della Merkel nella propria regione in cui lei vota e in cui ci sono pochi emigranti, è un chiaro segno che sempre di più i cittadini degli Stati membri, sono contro questa Europa. Ogni appuntamento di carattere elettorale in cui cittadini degli Stati membri si sono potuti interpellare, perché non vogliono interpellarli, perché hanno derubricato la Costituzione facendolo diventare un trattato proprio per evitare che in altri paesi, dopo la Francia e l'Olanda, si pronunciassero a sfavore della Costituzione. Quindi non vogliono far pronunciare i cittadini degli Stati membri. Ogni volta che si sono pronunciati, anche con la Brexit, la Gran Bretagna, ma anche l'Irlanda per una questione particolare, che adesso non bisogna dettagliare, sono sempre stati contro questa comunità europea, che non è voluta dai cittadini degli Stati membri, che è imposta dalle istituzioni finanziarie. La Gran Bretagna ha avuto il coraggio di distaccarsene e la propria economia si riprenderà e si dimostrerà che quell'economia lì, che ogni economia, che uno Stato se lascia l'Europa o se lascia l'euro, migliorerà la propria condizione economica. Anche perché, questo da tempo lo sto dicendo, l'Europa, se noi non la cambieremo, ci distruggerà tutti economicamente. Ci sotterrerà tutti i nostri beni. Quindi, è con un'enorme contentezza che assistiamo a questa sconfitta di una persona che non soltanto è debole, parlo della Merkel, a mio avviso. Rebecca, detta Angela. È debole sul piano politico, perché è vittima delle istituzioni finanziarie e di chi governa l'Europa. Ma perché è debole anche sul piano personale. E quindi incapace di capire, anche per il proprio popolo, certe scelte sono sbagliate. Sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dell'immigrazione. Questa è una delle più grandi vittorie che l'Europa dei cittadini e degli Stati membri ha conseguito, perché esistono due Europe. L'Europa che è stata creata a favore delle istituzioni finanziarie e l'Europa dei cittadini e degli Stati membri. Noi siamo per l'Europa dei cittadini e degli Stati membri e ci batteremo con ogni forza. Io dal punto di vista giuridico, perché non so fare altro. Perché l'Europa dei cittadini degli Stati membri riemerga e affossi e elimini l'Europa delle istituzioni finanziarie. Con questa precisazione, le istituzioni finanziarie non è che non devono operare. Le operazioni finanziarie non è che devono essere proibite. Il mondo finanziario non è che non si deve gestire. Deve avere un suo. Deve avere anche i propri risultati, ma si deve impedire dal punto di vista politico e normativo e sociale, anche lavorativo, anche coi sindacati, che tocchi l'economia reale. Ogni volta che tocchi l'economia reale c'è un qualche cosa che nella società deve essere respinto, perché come ha detto, ecco, l'ultima notizia positiva è il dottor Marchionne, che ha detto una frase importantissima. Non possiamo lasciare che i nostri stati, i nostri paesi siano governati dal mercato, perché il mercato è morale, non ha degli interessi collettivi, si muove soltanto per degli spunti di carattere morale che vanno bene per quella materia lì. Ma noi quante volte l'abbiamo detto? Nella propria materia, diciamo, le istituzioni finanziarie devono operare. Devono anche prosperare, devono far diventare ricche le persone, non devono toccare l'economia reale, cosa che invece i politici della comunità europea, tramite le istituzioni finanziarie che li gestiscono e li controllano, permette. Questo non deve fare. L'abbiamo sempre detto che l'euro va bene per le transazioni internazionali, ma non va bene, va malissimo, distrugge i cittadini e l'economia di tutta l'Europa se si usa per fare la spesa.
per la spesa occorre un'altra moneta, o una moneta locale, o un'altra moneta, anche una che non sia l'euro, e che sia gestita dagli stati nazionali. E con questo vi saluto e vi ringrazio. Adesso verrà dottor Vitali, che vi chiederà alcune cose importanti. Verifica se io mi metto seduto. Sì, sì. A questo punto abbiamo molte cose da dire. La cosa che suona, che cosa? Niente, è una campanella che ci ricorda che dovremmo morire. Allora, ci sono moltissime cose in sospeso, cari amici, e quello che ci interessa in questo momento è sottolinearne alcune, ma poche, perché il resto poi del resto ne parleremo un'altra volta. Allora, il punto primo è che ci interessa sottolineare, perché qui stanno facendo un gioco piuttosto sporco, è conseguente a un'operazione mediatica, conseguente alla morte di una povera ragazza che si dice aveva rifiutato le cure e che quindi è morta. La ragazza si chiama Eleonora. Abbiamo qui tutti i medici che si accalcano nel dire i genitori di Leonora ci impedirono di salvarla, la colpa è dei genitori, i medici li salvano sempre, sono tutti pronti a salvare le persone. Una frase qui tra le più belle, eccola qui, ecco qua, dalla chirurgia alla chemio, capito? Poi su queste cose ci dilungheremo un'altra volta. Quello che ci interessa in questo momento è far capire ai nostri ascoltatori che esiste una operazione mediatica che, come sempre, scatta al momento in cui qualcuno muore. Ma l'operazione è puramente mediatica, perché è tendente a far credere che chi si affida alla chemioterapia sopravvive. Disgraziatamente per loro, non solo è in aumento il numero dei tumori, quindi qualcuno dovrebbe cominciare a capire che ci sono delle altre ragioni e non soltanto intervenire chirurgicamente o con la chemio, ma il bello è, come ha dichiarato in un'intervista un noto studioso, che tra l'altro dimostra anche di essere molto intelligente, il dottor Panzironi, che io ho avuto il piacere di sentire proprio ieri in un'ottima intervista in una televisione facilmente reperibile, anche se non è tra quelle ufficiali, il tumore si sta avviando, o se non è già diventato, la prima causa di morte nel mondo. Attenzione, non è la prima malattia, è la prima causa di morte. Mentre prima la prima causa di morte erano le malattie cardiovascolari, oggi ci sono stati obiettivamente degli interventi consistenti, veri, come i bypass ad esempio, come certi consigli di carattere dietetico che hanno funzionato per le malattie cardiovascolari. E com'è che questi consigli non vanno bene per i malati di tumore, che aumentano? Qui ci sono dei dati statistici, l'inchiesta, questo è uno degli ultimi numeri di Repubblica, perché la Repubblica del giovedì 6 settembre, il cancro in Italia, i nuovi casi annuali, 169.000 tra le femmine, 195.000 tra i maschi, nuovi casi annuali ogni anno. Allora, com'è che il tumore è la prima causa di morte? Mi piacerebbe che si sapesse, ma per quale ragione? Non è la prima malattia, è la prima causa di morte, quindi muoiono, quindi non è vero che li salvano. Ecco la prima grande menzogna, è qui. La gente è portata a credere che facendo la chemioterapia sopravvive. Non è vero.
Non sta a me dirlo in ogni caso. Io dico le cose come stanno. Poi si accanissero loro. Si accanissero tutti quanti, facessero quello che vogliono, raccontassero tutte le balle che vogliono, però io vorrei vedere i dati statistici. Però questi dati statistici comunque li faremo vedere, perché noi abbiamo la letteratura, leggiamo la letteratura e la facciamo anche vedere. Qui mi limito semplicemente a far vedere un articolo, eccolo qui. Di queste cose non si parla, perché quelli che fanno la chemio non sbagliano mai. L'errore medico. Dati recenti dimostrano che l'errore medico rappresenta la terza causa di morte negli USA. Oh, scusate, siccome negli Stati Uniti la statistica funziona, in Italia funzionerebbe se le informazioni passate da loro signori, cioè da medici, operatori sanitari e quant'altro, fossero esatte. Non le passano. Noi sappiamo che il nostro ente statistico di Stato è il migliore in assoluto nel mondo. Però se tu non passi le informazioni, tra l'altro proprio di recente è uscito fuori, ne parleremo, una nuova normativa europea sulla comunicazione degli effetti secondari dei farmaci. Era una normativa utile, utilissima, anche perché di normative da questo punto di vista ce ne sono state molte. C'è stata una normativa sempre sulla farmacovigilanza che prevedeva anche il carcere, però siccome le informazioni non passavano nemmeno col carcere, hanno dovuto far marcia indietro. Allora anche questo aspetto è importantissimo, cari amici. Se tu non passi le informazioni sugli effetti secondari, tu medico, farmacista, medico operatore, operatore sanitario, informatore scientifico del farmaco, cittadino, perché adesso nella nuova normativa sono coinvolti anche i cittadini, se non passi le notizie, come fai a sapere come stanno le cose? E poi quello di pensare che la chemioterapia non abbia effetti secondari, perché queste operazioni qui servono semplicemente per coprire gli effetti secondari della chemioterapia, cari signori. Eccola qui. Io non mi stupisco affatto che una povera ragazza abbia rinunciato a fare la chemio. Rinuncerei anch'io, sapendo che cosa fa. La prima cosa che fa la chemio è ridurre le capacità difensive dell'organismo, allora dopo tutto il resto è perduto. Dicesse qualcuno il contrario. Ritorniamo all'articolo sull'errore medico, perché è importantissimo. Ma puoi conciliare che cosa bisogna fare? Perché molti gli consigliano solo quella e dicono che non c'è altro. Lo so. E quindi ma che noi cosa non siamo, deve fare sì, la persona? Attenzione, noi in questo momento non ci mettiamo in una posizione alternativa. Noi diciamo come stanno le cose. Noi da questo punto di vista tentiamo a far capire alle persone che tutte queste operazioni che sono scoccate, sono partite attraverso la morte di una povera ragazza, non sappiamo nemmeno come è morta e per quali condizioni sia morta oltretutto, sono operazioni mediatiche nell'esclusivo interesse della chemioterapia. Comunque torniamo, attenzione, vorrei far ragionare le persone, l'errore medico. Dati recenti dimostrano, questa è una rivista, eccolo qui, Medicina Naturale, una delle riviste più importanti e ufficiali che sono pubblicate a livello internazionale. Dati recenti dimostrano che l'errore medico rappresenta la terza causa di morte negli USA. Allora, riflettiamoci su questo. Che cosa significa l'errore medico? Scusate, perché qui le cose si dicono così, qual è l'errore medico? Allora una persona pensa, sì, il medico pensava che fosse un appendicite invece era un cancro. Quello non è l'errore medico, l'errore medico è l'errore nella terapia, è nello sbagliare la posologia, cioè i farmaci da dare, la quantità di farmaci da dare, di sbagliare il prodotto perché uno non si ricorda qual è il nome del prodotto contenuto nel nome di fantasia di un medicinale. Questi sono gli errori medici. Ma se, scusate, la terza causa di morte negli Stati Uniti è l'errore medico, non è forse che sono state prescritte tanti farmaci chemioterapici quando potevano non esserlo?
lo sappiamo che, io l'ho già fatto vedere un'altra volta, c'è un grossissimo problema oggi di iperprescrizione di farmaci ospedalieri, per cui le aziende farmaceutiche, e sulla base della normativa vigente, sono terrorizzate, perché qualora esistesse un eccesso di esposizione sono loro che devono intervenire e pagare. Ma questo eccesso di prescrizione, che molto spesso riguarda appunto farmaci chemioterapici, quindi ad alto costo, perché è tutto strettamente collegato, l'alto costo della chemioterapia è strettamente correlato al basso costo della produzione di questi farmaci, e noi sappiamo perché, l'abbiamo dimostrato più di una volta. Allora, in più c'è un altro aspetto, lo voglio dire, quindi en passant, per queste cose le tratteremo meglio un'altra volta. Quante persone muoiono di infezione ospedaliera perché sconsideratamente sono state trattate con la chemioterapia? Noi sappiamo che la chemio, come primo atto, distrugge le difese immunitarie. Se viene ridotta la difesa immunitaria in una persona ospedalizzata, laddove proprio negli ospedali, a causa dell'abuso che si è fatto di farmaci tipo antibiotici e quant'altro, esistono dei batteri invincibili, questi batteri attaccano queste persone che non si possono difendere perché grazie alla chemioterapia hanno ridotto le capacità di autodifesa. Quanti sono i dati? Chi mi dà i dati obiettivi di queste cose qui? Chi ce li ha? Questo è l'errore medico vero, però come fai a dire che è un errore singolo del singolo medico quando è la prassi? Che vuoi? È stato ricoverato, avevi il tumore, gli abbiamo fatto la chemioterapia. Fa parte di che cosa? In quali protocolli? Noi abbiamo sempre consigliato, quando viene prescritta da un grosso luminare, e noi sappiamo per quale ragione, come e in che modo certe prescrizioni avvengono, se uno chiedesse, per favore mi dice per favore sulla base di quale protocollo lei mi prescrive questo farmaco, sarebbe bene che uno lo chiedesse. Il fatto è che più delle volte il paziente o il familiare del paziente è terrorizzato, non ha il coraggio di chiederlo, capito? Perché ha paura di eventuali ritorsioni. Proseguiamo in ogni caso. Spero di aver fatto capire cos'è l'errore medico. Un recente articolo di Martin e Macari, 2016, prendendo in analisi i dati di 4 diverse ricerche sulle cause di morte di persone ospedalizzate, rileva una percentuale di eventi avversi conclusasi con la morte dei soggetti pari allo 0,71%. Tale percentuale, applicata al totale dei ricoveri effettuati negli Stati Uniti nell'anno 2013, pari a 35.416.000, porta ad ipotizzare un numero di 251.454 decessi, che ne fa la terza causa di morte dopo quelle causate dai problemi cardiaci e dai tumori. Gli autori segnalano anche la difficoltà di reperire dati al riguardo. Quindi quando noi abbiamo a che fare con delle persone che giurano e spergiurano su certe terapie, sarebbe bene che assieme a questi loro giuramenti ci dessero i dati obiettivi, concreti, statistici, aggiornati giorno dopo giorno. Allora potremmo cominciare a prenderli con la minima considerazione. Gli autori segnalano anche la difficoltà di reperire dati al riguardo, in quanto le cause dei decessi vengono codificate secondo il sistema ICD-10, che non prevede l'evento avverso o l'errore medico tra le cause di decesso. Io qui mi fermo perché effettivamente penso di aver già detto qualcosa. Se voi avete dei dati statistici e dei sistemi di rilevamento dei dati statistici, per cui quello che deve compilare la schedina
deve mettere delle croci in qua e in là, e non c'è, il quadratino dove deve mettere errore medico, come fai a calcolarlo? Vedete, cari amici, cos'è la verità vera della sanità, altro che le chiacchiere propagandiste pagate dalle industrie farmaceutiche. E con questo io mi fermerei, perché qui c'è molto da dire e lo diremo, prove alla mano. L'ultima cosa che a me interessa soprattutto adesso dire è questa. Dunque, noi stiamo assistendo a un fenomeno che è notevole. C'è una classe politica nuova, composta prevalentemente da giovani, sicuramente non impelagata in traffici di carattere mafioso, camorristico, pretesco, cooperativistico, catto comunista. Questo è un fatto assolutamente nuovo nella storia. Cercano in tutte le maniere, come voi vedete bene, di invischiarli. Però io vi voglio far vedere una cosa che è importantissima. C'è un libro che è stato pubblicato tempo fa, ed è questo, spero che si possa vedere. In questo libro si dimostra un elemento importantissimo che i conoscitori della sociologia dovrebbero conoscere: i grandi effetti dei piccoli cambiamenti. I piccoli cambiamenti sono quelli che determinano i grandi effetti, mai i grandi cambiamenti. Se qualcuno mi vuole citare la Rivoluzione Francese, io gli rispondo subito. La Rivoluzione Francese, quello che chiamiamo Rivoluzione Francese, 1789-1801, è l'epifenomeno di un processo conoscitivo rivoluzionario dal punto di vista culturale che era iniziato 150 anni prima. A piccoli passi si è arrivati a questo epifenomeno dove lo scontro c'è stato fra chi? Fra i rivoluzionari, fra le varie tendenze rivoluzionarie. In questo libro, come dicevo, dove vengono sottolineati gli aspetti incredibili, ma veri, delle trasformazioni sociali, si dice appunto che le trasformazioni sociali o avvengono attraverso piccoli passi o non avvengono. È un consiglio che noi diamo a quelli dei 5 Stelle, posto che siano in condizioni di capirlo, o che le conflittualità interne e quelle esterne fatte apposta per esasperare le conflittualità interne, stesso tipo di conflittualità che rovinò lo scontro tra Giacobini e Girondini, ambedue rivoluzionari, e portarono ovviamente alla dittatura di Napoleone, che pur essendo Napoleone un robespierrista, la sua dittatura, il suo impero non era certo rivoluzionario. Ripristinò e portò al potere i non rivoluzionari che erano riusciti a sopravvivere durante lo scontro tra i Giacobini e i Girondini. Un'idea rivoluzionaria sulla natura dei cambiamenti nella società, sul lavoro, nella vita. Caldwell ha un talento speciale per spiegare teorie complesse con una prosa chiara ed elegante. Il libro di Caldwell agisce come antidoto nei confronti delle teorie fatalistiche oggi di moda, secondo le quali i geni immutabili dovrebbero spiegare il presente e predeterminare il futuro. Infatti non è vero. Le teorie di Caldwell hanno implicazioni straordinarie, questo è il New York Times. Caldwell riesce a mettere in azione le idee. Michael Lewis. Quello che volevo sottolineare è semplicemente un aspetto. C'è una teoria che è la teoria delle finestre rotte. Questi studiosi sociologi hanno studiato questo strano fenomeno, che laddove c'è sporcizia, laddove c'è sciatteria, prolifera lo sporco, prolifera la sciatteria, il disordine sociale e la criminalità. Tant'è vero che ci fu questa splendida operazione che fu portata avanti da un noto, notissimo
sindaco italo-americano di New York, il quale riuscì a sconfiggere la criminalità ripulendo le strade, pulendo le fermate della metropolitana, ricostituendo e ricostruendo case semidistrutte e finestre rotte. Tra l'altro, perché? Perché è così che si fa. Fai vedere, se questa è la realtà, la devi fare così. Se tu prendi in mano una città come Roma, non a caso lasciata nella sporcizia, nel lezzo, nelle schifezze, per prevenire da parte delle varie mafie l'avvento dei 5 Stelle, e se tu 5 Stelle non sei in condizione di pulire le strade, continuerai a rimanere nelle mani delle mafie che hanno comandato Roma fino ad oggi. E ricordo un'ultima cosa, perché è interessante, l'ex sindaco, per nostra fortuna ex Alemanno, andò, tempo fa, era ancora sindaco, stava per diventare sindaco, non si capisce bene cosa facesse, e andò a New York con lo scopo di studiare questo comportamento e i risultati di questa operazione, che, ripeto, era soprannominato il principio delle finestre rotte. È stato molto felice, molto fortunato. Eccolo qui, è qui, questo libro, ve lo ricordo, è l'editore Rizzoli, è un po' vecchiotto ma è reperibile. Allora, Alemanno è andato e ha detto che sarebbe andato proprio per studiare queste cose, e è tornato e non ha fatto un beneamato cazzo. Ecco, questo non dire parolacce. Allora, non le dirò, allora dirò una beneamata. Non va bene. Una beneamata minchia. Perché non è a livello di quello che stai dicendo, la parolaccia. E la parolaccia serve per condire. Talvolta. E quindi lo dico, per questo è il momento della parolaccia. C'era all'epoca, io mi ricordo che ero ragazzo, c'era una trattoria che si chiamava Checco alla parolaccia, dove andavo a fracasso del gente, e questi dicevano una marea di parolacce. Dopodiché vi ho dato alcuni suggerimenti, cari amici, l'avvocato Cerchiara vuol farmi chiudere, ho detto quello che dovevo dire, abbiamo tante altre cose da dire, le diremo anche domani, perché con l'amico Orazio faremo un altro video. Arrivederci, e sia sempre lodato il fesso che ha pagato. Che devo spingere? Questo rosso? Quello rosso.